Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Ticovac, sospensione Pfizer SRL, ultimo aggiornamento, 10 giugno 2022. Cos'è Ticovac, sospensione? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Ticovac, sospensione durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Ticovac, sospensione? Ticovac, sospensione, è un farmaco a base del principio attivo vaccino encefalite trasmessa da zecca inattivato, appartenente alla categoria degli vaccini virali e nello specifico vaccini dell'encefalite. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Ticovac, sospensione, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Ticovac 0 e 25 ml, sospensione iniettabile 1, siringa pre-riempita con un ago separato, uso pediatrico, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Pfizer SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe C, principio attivo vaccino encefalite trasmessa da zecca inattivato, gruppo terapeutico vaccini virali, forma farmaceutica. Sospensione indicazioni Ticovac 0 e 25 ml per uso pediatrico è indicato per l'immunizzazione attiva, profilassi, di bambini di età compresa tra 1 e 15 anni contro la encefalite da zecca, TBE. Ticovac 0 e 25 ml per uso pediatrico deve essere somministrato sulla base delle raccomandazioni ufficiali relative alla necessità e ai tempi della vaccinazione contro la TBE. Posologia, programma di vaccinazione primaria. Il programma di vaccinazione primaria è lo stesso per tutte le persone da 1 anno a 15 anni di età e consiste in 3 dosi di Ticovac 0 e 25 ml per uso pediatrico. La prima dose e la seconda dose devono essere somministrate ad un intervallo di 1-3 mesi. Nel caso in cui sia necessario raggiungere rapidamente una risposta immunitaria, la seconda dose può essere somministrata 2 settimane dopo la prima dose. Dopo la somministrazione delle prime due dosi è prevista una sufficiente protezione per la stagione delle zecche in corso, vedere paragrafo 5.1. La terza dose deve essere somministrata 5-12 mesi dopo la seconda vaccinazione. Dopo la somministrazione della terza dose è previsto che la protezione duri almeno 3 anni. Per ottenere la protezione immunitaria prima dell'inizio dell'attività stagionale delle zecche, che avviene in primavera, la prima e la seconda dose devono essere somministrate preferibilmente nei mesi invernali. Il programma di vaccinazione deve idealmente concludersi con la terza vaccinazione all'interno della stessa stagione delle zecche, o almeno prima dell'inizio della successiva stagione delle zecche. Immunizzazione primaria dose, programma convenzionale, programma di immunizzazione rapida, prima dose 0 e 25 ml, data stabilita, seconda dose 0 e 25 ml, 1-3 mesi dopo la prima vaccinazione, 14 giorni dopo la prima vaccinazione, terza dose 0 e 25 ml, 5-12 mesi dopo la seconda vaccinazione, 5-12 mesi dopo la seconda vaccinazione, dosi di richiamo, la prima dose di richiamo deve essere somministrata 3 anni dopo la terza dose, vedere paragrafo 5.1. Successive dosi di richiamo devono essere somministrate ogni 5 anni dopo l'ultima dose di richiamo. Dose di richiamo, dose tempo, prima dose di richiamo 0 e 25 ml 3 anni dopo la terza vaccinazione, successive dosi di richiamo 0 e 25 ml ogni 5 anni, un maggiore intervallo fra ciascuna dose, schema di vaccinazione primaria e dosi di richiamo, può lasciare i soggetti con una protezione inadeguata contro l'infezione, vedere paragrafo 5.1. Tuttavia, in caso di interruzione di una schedula vaccinale con almeno 2 vaccinazioni eseguite, una singola dose di recupero è sufficiente per continuare il programma di vaccinazione, vedere paragrafo 5.1. Non sono disponibili dati relativi alla dose di recupero in bambini di età inferiore a 6 anni, vedere paragrafo 5.1. Bambini con un sistema immunitario compromesso, inclusi quelli in terapia immunosoppressiva, non esistono dati clinici specifici sui quali basare le raccomandazioni di dosaggio. Tuttavia è necessario determinare la concentrazione anticorpo alle 4 settimane dopo la seconda dose e somministrare un'ulteriore dose se a quel momento non sono rilevabili segni di sieroconversione. Lo stesso dicasi per ciascuna delle dosi successive. Modo di somministrazione: il vaccino deve essere somministrato mediante iniezione intramuscolare nel braccio, muscolo deltoide.
in bambini fino a 18 mesi di età, o a seconda dello stato di sviluppo e di nutrizione del bambino, il vaccino viene somministrato nel muscolo della coscia, muscolo vastus lateralis. Solo in casi eccezionali, in soggetti con un disturbo emorragico o in soggetti sottoposti a terapia profilattica anticoagulante, il vaccino può essere somministrato per via sottocutanea, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. È necessario evitare la somministrazione accidentale per via intravascolare, vedere paragrafo 4, 4. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1, o ai residui produttivi, formaldeide, neonicina, gentamicina, solfato di protamina. Devono essere prese in considerazione allergie crociate ad aminoglicosidi diversi da neonicina e gentamicina. Grave ipersensibilità all'uovo e alle proteine del pollo, reazione anafilattica dopo ingestione di proteine dell'uovo, possono causare gravi reazioni allergiche nei soggetti sensibilizzati, vedere anche paragrafo 4, 4. La vaccinazione anti-TBE deve essere rimandata nel caso in cui il soggetto sia affetto da una malattia acuta moderata o grave, con o senza febbre. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: come per tutti i vaccini iniettabili, è necessario che un adeguato trattamento d'emergenza e un'adeguata supervisione siano sempre prontamente disponibili in caso di insorgenza di un raro evento anafilattico, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: non sono stati eseguiti studi di interazione con altri vaccini o medicinali. La somministrazione di altri vaccini simultaneamente a Ticovac 0 e 25 ml per uso pediatrico deve essere eseguita esclusivamente in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Ticovac, sospensione durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ticovac, sospensione durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: non ci sono dati sull'utilizzo di Ticovac 0 e 25 ml per uso pediatrico in donne in gravidanza. Allattamento: non è noto se Ticovac 0 e 25 ml per uso pediatrico venga secreto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: è improbabile che Ticovac 0 e 25 ml per uso pediatrico possa influire sulle capacità motorie di un bambino, ad esempio giocare per strada o andare in bicicletta, o sulla capacità di una persona di guidare veicoli o di usare macchinari. È necessario comunque tenere presente che possono verificarsi disturbi visivi o capogiri. Effetti indesiderati: le frequenze calcolate sono basate su un'analisi condotta congiuntamente di reazioni avverse riportate dopo la prima vaccinazione, 3.088 soggetti, provenienti da 8 studi clinici condotti con Ticovac 0 e 25 ml, 1,2, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: vi sono segnalazioni di bambini che hanno ricevuto la formulazione per gli adulti. È prevedibile che in tali casi il rischio di reazioni avverse sia maggiore. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Vaccini contro l'encefalite codice ATC. Ilunga 07BA01. L'effetto farmacodinamico del prodotto consiste nell'induzione di una concentrazione sufficientemente elevata di anticorpi anti-TBE per fornire protezione nei confronti del virus, proprietà farmacocinetiche non pertinente. Dati preclinici di sicurezza: i dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo, sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica. Elenco degli eccipienti: albumina umana, sodio cloruro, sodio fosfato di basico di idrato, potassio fosfato monobasico, acqua per preparazioni iniettabili, saccarosio, idrossido di alluminio, idrato, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.